Un saluto e bentornati a tutti i nostri amici ascoltatori per le nostre rubriche Medicina Regione Lazio, in cui, come sapete, andiamo ad affrontare sempre temi relativi ovviamente alla salute, alla qualità della vita, che scopriamo sempre possiamo migliorare in qualche modo. Oggi siamo nell'ambito dell'osteopatia perché parleremo di manipolazioni articolari e, come sapete, lo faremo sempre dalla voce di un professionista che è venuto a trovarmi, un osteopata specializzato in ernie, protusioni e radicoliti. E come ve lo presento, il dottor Mattia Lorenzini, benvenuto. Grazie, salve a tutti e un saluto agli ascoltatori. Grazie a lei della sua partecipazione. Allora, abbiamo detto, siamo nell'ambito dell'osteopatia, sì. E affrontiamo, quindi diciamo snoccioliamo il tema delle manipolazioni articolari. Ma prima di arrivare alla manipolazione ovviamente deve esserci una causa. Sì. Corretto? Allora cominciamo a partire da che cosa ci succede per cui a un certo punto avremo bisogno di una manipolazione. Diciamo che a un certo punto esce il sintomo, il dolore. Ecco. Quindi quello che il paziente chiama dolore sciatico, quindi la lomboscialgia o la cervicobreagia. Ecco, perché poi ci muoviamo sempre quando siamo, che non ci muoviamo quando più, siamo, no? Arrivati, esatto, a massima saturazione del sistema. Quindi è interessante capire qual è il meccanismo che sta alla base dell'attivazione, certo, del dolore. Certo. Diciamo che affinché si avverta dolore è necessario uno stimolo, una somma di stimoli che arrivano a una certa soglia di attivazione del dolore. È difficile che un'ernia, una protusione solamente attiva questo sistema. Quindi io potrei avere un'ernia ma non sentire niente. Esatto. Mm. Cosa succede? Si stimoli di adattamento che vanno a saturare quello che è il sistema. Quindi faccio degli esempi. Sì. Una distorsione di caviglia avvenuta 2 anni fa e non riabilitata, e non, diciamo, riassestato tutto il piano di appoggio, altera i carichi e le linee di forza del piede, quindi c'è una sorta di postura sbagliata nel tempo, e che magari si somma a un intestino che è sempre un po' infiammato, uh-huh, che magari si somma anche a a dei vizi posturali che quotidiani. Non mi accorgo di prendere. Sì, magari in ufficio stai tante ore seduta col monitor girato da un lato, e quindi, certo, si somma una serie di stimoli che arriva poi un certo punto che basta una virgola per far emergere il sintomo. Basta un colpo di tosse fatto male, basta uno starnuto oppure un tirarsi su velocemente senza controllare il movimento, certo, che esce il sintomo. Cioè il dolore. Esce il dolore, sì. E allora in quel corriamo. Caso, sì, si corre dall'osteopata. Dall'osteopata. E la visita dell'osteopata col trattamento è proprio in base a questo, quindi non si va a fare un lavoro prettamente sulla protrusione o sull'ernia. Ci sono delle manipolazioni articolari fatte apposta, però si va a fare un lavoro globale, quindi si va a sistemare e a riabilitare anche tutte quelle strutture che hanno sovraccaricato il sistema, quindi nel caso che ho fatto, nell'esempio che ho fatto, quindi la caviglia, la cervicale, a livello intestinale. Quindi al di là di dove io sento dolore, l'osteopata va a agire su tutte le parti del corpo, perché il sintomo è, come dire, solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma il vaso è già pieno di cose che devono essere esplorate. Sì. Sì, sì, sì. Quindi la manipolazione articolare è uno strumento che permette di rimettere, diciamo, in equilibrio le tante parti, sì, che si sono disequilibrate. Sì. La manipolazione articolare agisce, è solo uno strumento, come hai detto tu, dei tanti che ha l'osteopata. In questo caso si va a dare un'informazione secondo dei vettori precisi, una velocità precisa a un complesso articolare fatto da articolazioni, muscoli, legamenti che hanno dei recettori. Questi recettori traducono l'informazione meccanica che dà l'osteopata in stimolazione elettrica, innescando una serie di riflessi. Wow. E quindi si attivano una sorta di rielaborazione a livello neurologico della zona. È complesso in verità. Sì, sì, è complesso. Perché detto come prima sembra una cosa facile, invece è molto complesso. Sì, è molto preciso come... Esatto, come e poi bisogna conoscere tutte le parti e il funzionamento delle, sì, parti del corpo. Esattamente, in quel caso si fanno dei test e si va a valutare il funzionamento delle strutture. Ok, quanto è difficile rimettere in equilibrio una persona? Dipende da quella situazione. Ok, questa era una domanda scontata, ma nel senso
è un lavoro anche molto di fiducia che sì. si instaura con, sì, tra sì, il sì, medico e il paziente. Sì, diciamo ciò che guida l'osteopata sono i test e la parte palpatoria, ok? E in base a quello si cerca di costruire un ragionamento dietro, e andando poi a identificare qual è la causa su dove agire. Certo, e quindi è comunque un rapporto nel tempo che è importante che si strutturi, perché sì. da seduta a seduta... Sì, cambia anche la postura del paziente, cambia anche il quadro del paziente. Certo, e l'osteopata deve ricordare il punto di partenza, sì. quello sì, che sì, è successo, sì, sì. quello che ha ragionato, quindi comunque è un lavoro molto di grande passione. Sì, 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 sì. E mi viene da chiederle, allora, come mai ha scelto un percorso del genere? Un percorso impegnativo? Allora... C'è una passione dietro. Diciamo, la lampadina si è accesa durante il percorso di studi scienze motorie. Io vengo da scienze motorie. Durante il secondo, terzo anno vedevo proprio che c'era questo interesse sulla materia di base come anatomia, fisiologia, che sono poi le materie di base dell'osteopatia, e conoscevo poi l'osteopatia, quindi diciamo la lampadina si è accesa subito. Ho finito scienze motorie, ho fatto altri 5 anni di osteopatia. Finito osteopatia ho fatto un po' di specializzazioni su appunto protusioni, ernie, e eccomi qua. Diciamo, ho fatto questa scelta di specializzarmi in ernie e protrusioni proprio perché vedevo che la richiesta più frequente era quella. Perché okay. in realtà è una cosa molto frequente. È molto comune, sì, sì. Il sì, fatto sì. che ha molto più di quanto pensiamo, esatto, quanto ho capito. Esatto, o di quanto sì, ci accorgiamo addirittura. Sì, sì, sì. Perché poi i fattori di rischio sono la sedentarietà. Certo. Il sovrappeso, tutte cose che per quanto riguarda queste problematiche sono molto, diciamo, pericolose, sì, perché sì, sì, tanto almeno lo diciamo su ogni ambito medico, il sovrappeso appesantisce le strutture, appesantisce il sistema, insomma, di circolazione. Esatto. Quindi è sempre una situazione di rischio, e il diciamo che una qualità della vita alta è portata da un'attività fisica frequente, e quindi la sedentarietà è sempre un altro fattore che sì. in un qualche modo ci devasta. Esattamente. Poi certo, abbiamo sempre la possibilità di andare da un osteopata che ci rimette un po' in sesto, però come diciamo anche sempre, la prevenzione è la migliore forma in fondo sì. di cura, quindi snoccioliamo qualche consiglio ai nostri ascoltatori. Allora, sicuramente fare una sorta di check-up dall'osteopata ogni tot mesi, poi questo va stabilito ecco. in base al caso specifico con l'osteopata. Certo. Chi necessita di un trattamento ogni 2 mesi, chi ne necessita uno ogni 6. Però comunque, considerando lo stile di vita che abbiamo quasi tutti ormai, è un po' comodo. È importante riequilibrare il sistema, quindi andare a resettare tutte quella sorte di disfunzioni che abbiamo detto prima, che accumulate fanno emergere poi il sintomo. Certo, certo. Quindi una diciamo sorta di reset esatto. dal punto di vista posturale, metabolico, su tutti i fronti. Certo, quindi una visita ogni tanto, anche senza dolori, dall'osteopata è consigliabile, perché puoi non accorgerti di star, come dire, accumulando tutta esatto. quella serie di difficoltà che a un certo punto diventeranno un sintomo, cioè esatto. un dolore. Corretto. Allora, a questo punto io la chiamerei, quindi non posso consigliare ai nostri ascoltatori di venirla a cercare. Anzitutto siamo sul web, osteopatialorenzini.it come sito. Abbiamo una pagina Instagram, dottor.mattialorenzini.osteopata, Facebook, osteopata Mattia Lorenzini, anche LinkedIn, Mattia Lorenzini. Abbiamo una mail, mattialorenzini94@icloud.it, e un numero di telefono 349-8854-331. Poi sappiamo che opera in due strutture, uno studio in via Federico Rosazza 46 00153 a Roma, e anche presso lo studio di personal training one to one in via Alberto Burri 19 00173 a Roma. Abbiamo detto tutto? Tutto, corretto. Dottore, la ringrazio moltissimo di questo intervento che è molto molto interessante, quindi la ringrazio, sono sicura che sarà utile anche ai nostri ascoltatori, magari ci potremo vedere in futuro per qualche altra delucidazione sul tema. Va benissimo, grazie. Di nuovo grazie, e un saluto ai nostri ascoltatori, con cui ci rivediamo su sempre le frequenze Medicina Regione Lazio.